Ha lasciato la Pinacoteca Ambrosiana di Milano per essere esposta a casa del suo autore la tavola della Madonna del Latte. Nell'auditorium del Comune di Oggiono si è inaugurata venerdì sera la mostra dedicata all'opera di Marco d'Oggiono, allievo di Leonardo da Vinci, aperta fino al prossimo 7 novembre. Un valore enorme, intanto è un'opera rubata e poi ritrovata che torna al suo luogo che è la Pinacoteca Ambrosiana, ma il valore è che la prima esposizione pubblica per la prima volta viene fatta nella città che ha dato i natali a Marco d'Oggiono, cioè il pittore, e quindi è il valore di una cultura che torna nel luogo dove viene di identità, di valori. La provincia italiana, senza Oggiono, Marco d'Oggiono non esisterebbe e credo che è la prima volta che una grande opera va in provincia. La provincia è la risorsa dell'Italia e credo che questo ti testimoni le eccellenze che in Italia ci sono. Per Regione Lombardia è un onore poter patrocinare questa bellissima iniziativa di Costruiamo il Futuro e direi che è anche un modo per riappropriarci non solo di quell'etica del lavoro che ci appartiene sempre, ma ricordarci che c'è anche un'etica della bellezza che contraddistingue i luoghi in cui siamo cresciuti e in cui viviamo. Quest'opera è un'opera che ha la grazia di una interpretazione di un genio così assoluto che i suoi allievi non hanno capito fino in fondo, ne hanno capito la parte, diciamo, più estetica, più descrittiva. E quindi il dipinto ha una sua grazia, una sua gentilezza, ma parla in quanto Leonardo lo ispira, in quanto Leonardo ha inventato i paesaggi della Vergine delle Rocce, in quanto Leonardo ha inventato la Gioconda. Quindi Marco d'Oggiono è un innamorato che riproduce le parole del grande maestro. La realizzazione di un sogno, aver riportato un'opera così importante del nostro più illustre concittadino qui ad Oggiono, dove è nato, è veramente un'iniziativa unica. Per noi si inserisce all'interno di un percorso di valorizzazione della figura di questo artista. L'anno scorso abbiamo inaugurato un museo urbano diffuso, lui dedicato lungo le vie del centro cittadino e per noi questa iniziativa è veramente un sogno che si avvera. Fino al 7 di novembre, tutti i giorni, la mattina sarà riservato alle scuole e il pomeriggio gratuitamente per i cittadini. Il sabato e la domenica faremo anche delle visite guidate.